Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di parlarvi del video vi dirò il motivo. Nei commenti non so cosa sta succedendo, neanche YouTube funziona. Mi rispondete ai commenti, io non posso mettervi il cuoricino oppure rispondervi, che è strano. Non so cosa stia succedendo raga. Neanche all'applicazione che modifica i video, Videomaker, l'ho dovuto cancellare e ora ne ho trovata un altro, Video Slide Show, e posso rimodificare i video. Però con l'HD devo trovare un'altra applicazione perché vi piace tanto. Però posso farle sempre le intro benissimo. 3 volte l'ho dovuto fare minimo, per questo vedrete il video. L'avevo caricato 18 ore fa, quindi quando stiamo parlando, verso le 10 di ieri. Le 10 di ieri, che era di sera. Quindi andatevelo a vedere, vi lascio qui sotto, ma dopo. Il video, questo si parla del coronavirus, raga. Ancora, contagi. Già sta arrivando mezza Italia. Ora c'è anche un caso in Puglia. Ma dicono che il caldo può anche distruggerlo. E dobbiamo aspettare. Ma come mai? La mia domanda era questa, raga. Il coronavirus era andato anche in Canada. Lì c'è l'Alaska e altre cose, quindi non ce ne sono stati contagi. Perché lì la temperatura è molto bassa, ragazzi. Che ovviamente ti si fa anche la faccia tutta di ghiaccio. Ovviamente sto parlando di temperature molto bassissime sotto zero. Fra 50 o meno 70 sotto zero di gradi. E potrebbe distruggere il virus il freddo forte. Anche il caldo. Non lo vedete raga? Anche se fa caldo non muore. Perché può resistere anche fino a 30 gradi. Quindi ci vuole il freddo quello glaciale che è da sempre dal Polo Nord. No che qui arriva il freddo tipo... Qua è impossibile. Arrivano massimo qua 6 gradi sotto zero. Nelle montagne fra 23-30. Ma qua sempre 6 gradi sotto zero. Non può arrivare una temperatura di 30 o 50. Siamo vicino all'Africa, raga. Non siamo qui. E quindi è clima temperato. L'Italia e l'Europa. Mezza Europa, perché poi c'è il clima freddo. E dunque, però, anche le persone potrebbero morire congelate, anche se il coronavirus morisse congelato. E anche sciolto, squagliato dal caldo. E ovviamente, e dunque a questo, buona visione. Ragazzi, guardate bene, vedete il caldo record. È tutto. Questo si dovrebbe fare in estate, no, perché il sole ovviamente è debole, ragazzi. E quindi cosa potrebbe succedere? Che il coronavirus potrebbe morire col caldo. E ci libereremo da questa sorta di epidemia. Vedete il virus diventato schiacciato. Che finalmente il mondo fa cosa succede? No! Beh, sei morto coronavirus. Dal caldo ti ha bruciato, vero? Beh, passiamo al freddo. Eccolo qui. Non può arrivare ovviamente. Gelo glaciale record. Che porta temperature da 50 sotto zero a 70 sotto zero. Ma è impossibile ad arrivarci. Ma ecco cosa potrebbe succedere se dovrebbe esserci l'era glaciale in Italia. Vediamo cosa potrebbe succedere.
Innanzitutto si glacerebbe subito il terreno anche se non nevica. Bassa temperatura. Infine, vedete il virus dove è in mezzo alla neve, distrutto, congelato. Vero sei... Finalmente il mondo va. Cosa succede? No! No! Beh, anche tu sei morto dal congelamento. Ottimo lavoro, inverno. Dai, ammazzato. Guardate il vero, vedete tutto congelato. Però il rischio è le persone che si possono congelare anche loro, non solo il virus, da questa temperatura. Beh, ragazzi, sperando che questo video, il freddo glaciale e il caldo del Sara, vabbè, troverò un titolo migliore. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. Non vedete tanti pollici così perché c'è anche un problema negli effetti, quindi solo un pollice così, capito? E seguitemi su Instagram. Ah, e non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale. E qua non perdetevelo il video che vi dovevo fare vedere. Spero che voi lo vediate, io non lo vedo nero. Bello. E qua un altro video, qualsiasi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!